È una cosa che è nata, si può dire, insieme all'uomo. L'arco è la prima arma, sviluppata dall'uomo, è meravigliosa nella sua accezione, nella sua concezione proprio. Quindi si parla di 20.000 anni fa, l'uomo queste cose qui ce l'ha già dentro in realtà. Le riscopre attraverso Fiark, va nel bosco e caccia, fa finta di cacciare. Sono arrivati in città da tutta Italia 500 arcieri di ogni età per prendere parte al campionato italiano indoor FIARC di tiro con l'arco, ospitato per la prima volta ad Arezzo sino al prossimo 6 gennaio all'interno del padiglione Chimera dell'Arezzo Fiere Congressi. È un tiro con l'arco un po' particolare perché nasce da quella che è l'ambiente naturale dove tiriamo normalmente durante tutto l'anno, su sagome che riproducono animali, non tanto per la caccia a tutti gli effetti quanto per l'ambientazione naturale. Si differenzia di regola dal tiro con l'arco che uno si immagina, e che giustamente si immagina, quello olimpico, dove c'è una distanza conosciuta e dove ci sono le stesse frecce tirate nello stesso modo, invece da distanze sconosciute in ambiente con difficoltà di luci, ombre eccetera eccetera, e con tutte posizioni diverse dall'altro. 3 giorni di gare eliminatorie su 2 campi allestiti all'interno del padiglione, dalle quali usciranno 6 arcieri per ogni categoria di tiro che si sfideranno nel giorno dell'Epifania nelle finali, a contendersi il titolo italiano anche il campione paralimpico Daniele Cassiani. Una bella cosa che non ci sia la distinzione, perché comunque insomma è uno sport, è bello fare sport, quindi partiamo da qua. È bello che sia alla pari perché comunque ti dà anche modo di conoscere tante persone, di far vedere che la disabilità comunque non c'è, perché si fa proprio, anche le regole sono le stesse, credo forse sia l'unico sport dove proprio tutte le regole siano le stesse. All'interno del padiglione è allestita anche una scuola di tiro con istruttori federali, aperta a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina. Gli facciamo provare la prima esperienza di prendere in mano un arco e di far volare le frecce. Quello che poi alla fine a noi piace è più far volare le frecce che non colpire il bersaglio. Sembra strano, ma è così.